E ciao ragazzi, bentornati qui di nuovo sul canale del coach. Allora, prima che tu vai di fretta da questo allenamento completo, ok, io ti tirerò fuori questa parte centrale. Tutto si baserà sul tempo, ma dammi solo 10 secondi. Carta alla mano, come avete visto, io oggi ti farò vedere come allenare la parte centrale, quindi la parte della forza, la parte del modellamento su gamba e glutei. Te lo spiegherò brevemente, perché visto che tu sei quello che vai di fretta, quindi da qui è basato tutto sul tempo, quindi si lavorerà sui 30 secondi di esercizio e recupero quello che ti serve. Ho già caricato l'altro, vai a vederlo qui sull'altra scheda, quindi sarà, questo è un piccolo format che voglio portare avanti. Se ti fa piacere puoi andarla a guardare e allenarti in maniera gratuita. In questo tempo proviamo a lavorare, come ti dicevo, su 4 round per ogni 2 esercizi. Sono 3 stazioni, stazione A, stazione B e stazione C. Allora, nella stazione A c'è il jumping lunge e il pulse squat, che adesso li vediamo come farli per bene. Nella stazione B ci sono gli hip thrust, sia quello con gamba doppia sia quello one leg hip thrust, ma anche questo lo vediamo tra poco. Dopodiché il pistol squat, prima c'è quello destro e poi c'è quello sinistro, sempre su 30 secondi di esercizio, ma andiamo per ordine, quindi ti spiegherò in maniera breve. Se hai bisogno di qualche altro consiglio tu mi scrivi sotto. Ok, quindi abbiamo detto il jumping lunge, ti metti in posizione a fondo e poi adesso, ok, il pulse squat e giù, addome sempre contratto. Mi raccomando, la posizione delle ginocchia qui in questa scheda ho dedicato un allenamento, c'è un tutorial su come si eseguono gli squat in maniera un po' più corretta. L'hip thrust, che puoi farlo anche con un peso, questo lo puoi decidere tu. Ricordati di impostare il cronometro, io ce l'ho lì. Ok, da qua spingi bene, fai forza bene sul pavimento e spingi, portalo alto alto, e se vuoi tieni l'addome attivo, così si educa sempre. Fatto questa prima parte, c'è il one leg thrust. Spingi, spingi, la forza arriva da giù, dal piede. Spingi, spingi bene, 30 secondi su una gamba e poi 30 secondi sull'altra. Nella stazione C c'è il pistol squat. Ok, sempre sui 30 secondi. Ovviamente se tu non puoi ti puoi reggere da qualche parte, dal TRX, un piccolo sgabellino, una seduta per andarti a sedere, sempre con la gamba alta. E questo era l'allenamento di oggi dedicato a gambe e glutei. Spero che ti sia stato utile, spero che ti allenerai. Magari se lo fai proprio con questo video me lo fai sapere giù nei commenti. Lascia un like, iscriviti al canale, ormai lo sai, a te veramente non costa nulla, aiuti a supportare il coach, così YouTube si accorgerà anche di me. Ci vediamo alla prossima e allenati bene, ciao!